Dal 12 dicembre entrerà in vigore il nuovo orario invernale di Trenitalia, che nelle Marche prevede l'introduzione di 12 Frecciarossa. Diventano 20 in circolazione ogni giorno tra Milano e la costa adriatica, con una ulteriore velocizzazione. Verrà anche attivato un nuovo servizio veloce Ancona-Ascoli-Piceno, in partenza alle 18.15. Il treno permetterà ai tanti pendolari del pomeriggio di raggiungere San Benedetto del Tronto in soli 51 minuti e Ascoli-Piceno in appena 90. Inoltre, i pendolari del mattino troveranno un servizio veloce San Benedetto Ancona in partenza alle 6.45 che in soli 60 minuti li accompagnerà ad Ancona. Prevista poi una coppia di nuovi collegamenti veloci Pescara-Ancona e viceversa, dal lunedì al venerdì nel pomeriggio. Novità per i pendolari in partenza dalla stazione di Ancona, dove migliora il cadenzamento degli orari di partenza dei treni. Aumentano anche le fermate a servizio dell'aeroporto regionale. Confermati infine i servizi combinati treno più bus per le città di Urbino, Fermo e per la Politecnica di Ancona. Novità importanti che sono sia nella quantità che nella qualità degli spostamenti e ovviamente anche in quelle che sono le articolazioni degli orari. Il direttore analizza inoltre il grande lavoro per garantire la sicurezza con l'introduzione del Super Green Pass. Direttore, ma a bordo del treno come avverranno i controlli? I controlli verranno fatti a campione, così come previsto dal dispositivo di legge, che ci consentiranno appunto di controllare in modo randomico chi viaggia il regolare possesso del Green Pass. I controlli comunque vengono fatti sia a bordo che a terra, prima di accedere ai treni in modo preventivo. E quando un passeggero dovrà scendere eventualmente? Secondo quelle che sono le disposizioni vigenti, non possono esserci viaggiatori senza Green Pass, quindi verrà fatto scendere alla prima stazione utile. Sarà complicato gestire i controlli? Ma noi insieme alle forze dell'ordine e tutte le autorità messe in campo siamo fiduciosi che i controlli potranno essere svolti in modo agevole e siamo anche altrettanto fiduciosi che le persone comprendano il valore di quello che stiamo facendo. C'è il rischio che magari meno gente proprio per questo Super Green Pass viaggerà? Speriamo di no.